quanto ho preso di disoccupazione per aver lavorato in Francia? 8 giorni? Ciao e benvenuti sul mio canale Vivere Verde Vegan. Se ti trovi qui per la prima volta, io mi chiamo Nati. Lui è Teofrasto, è del 1989 ed un camper vintage. Avete visto che belle immagini? Beh, mi sono veramente rilassata. È quasi ora di partire, però adesso vi devo dire esattamente, ma quanto ho preso di disoccupazione per aver lavorato in Francia? 8 giorni? Sistemo la scollatura, non vorrei che questo video passasse per altro. Allora, veniamo a noi. Chi ricorda, chi mi segue, sa che io l'anno scorso, a fine agosto e inizio settembre, per un breve periodo di 2 settimane più o meno, sono partita per andare a lavorare in Francia, in mezzo alle vigne, a raccogliere l'uva. Insieme a mio figlio sono partita, eravamo in 2 camper, ma adesso non sto qui a dirvi che cosa ho fatto o non ho fatto per andare lì. Però volevo fare con voi adesso un resoconto generale di quello che poi alla fine ho guadagnato da questo lavoro. E intanto vi dico che lo stipendio, allora, noi abbiamo fatto 2 giorni e mezzo di viaggio, 2 giorni e mezzo di ritorno, ma effettivamente, lavorativamente parlando, abbiamo lavorato solo 8 giorni. Adesso parlo solo per me, perché mio figlio ha avuto un conto, diciamo così, a parte, perché lui comunque ha mangiato, diciamo, nel ristorante dell'azienda, chiamiamolo ristorante, e io invece no. Visto e considerato che essendo vegana non mangio tutto e lì mi davano soltanto della pasta in bianco condito con non so cosa e non c'era neanche l'olio. Comunque vi rimetto dopo su in descrizione o giù nei commenti i video, anzi no, la playlist. Però adesso vi devo anche dire un'altra cosa. Per andare in Francia, io personalmente non so chi vorrà andarci, che tipo di mezzo userà. Io ho usato il camper perché poi ci ho dovuto anche dormire con mio figlio per questi 8 giorni. Però durante il viaggio eravamo in 4 l'andata, in 5 al ritorno. Bene o male, tra andata e ritorno abbiamo speso all'incirca un 600 euro a testa. Considerare 300 euro all'andata e 300 euro al ritorno. Alla fine il guadagno, diciamo, lo stipendio di quelle 600 euro le abbiamo, diciamo, investito nel viaggio. Consideriamo invece soltanto la disoccupazione. E la disoccupazione, ragazzi, per aver lavorato 8 giorni, io il conto me lo sono fatto. E devo dire che non è proprio male, anzi. Allora, veniamo a noi. Lo stipendio per aver lavorato esattamente 8 giorni è di 604,62 euro.
Poi sono andata alle poste perché stupidamente purtroppo mi sono dimenticata di scrivermi mano a mano quanto mi dava l'INPS. Quindi cosa ho fatto? Sono andata alle poste e ho dovuto attendere all'incirca un paio di settimane per avere il resoconto, insomma, del pagamento che ho avuto appunto dall'INPS. Io qui ovviamente ho tutte le rate scritte, però mi sono fatto un elenco. Eccolo qui, di tutto quello che ho praticamente ricevuto e adesso ve lo vado a leggere. Voilà, da novembre ho avuto due rate. La prima rata è stata di 428,49 euro. La seconda rata è stata di 238,05 euro. Dicembre, 365,49. Gennaio, 278,73. Febbraio 380,49. Marzo 280,66. Totale? Beh, facciamo così. Ritornate indietro con il video, scrivetevi tutte le somme e divertitevi a scoprire quale cifra ho guadagnato con la disoccupazione. Se vi interessa andare a lavorare all'estero e guadagnare anche voi questa cifra, semplicemente non dovete fare altro che trovarvi un'azienda che vi assuma anche solo per un giorno. Io questo l'ho detto anche in un video, però questa possibilità è una tantum che l'Italia comunque vi dà vi dà a disposizione. Significa che soltanto una volta nella vita, anche se andate a lavorare solo un giorno all'estero, lo Stato vi riconosce questa disoccupazione. Dopodiché, closet, finito, finish, stand. Quindi, dopo la disoccupazione la potete comunque richiedere, ma dovreste fare, se non erro, almeno 6 mesi di lavoro all'estero, quindi diventa esattamente come lavorare qui in Italia. Ora però non so ancora, perché io non so che fine farò, se lavorando all'estero per 6 mesi la disoccupazione è un pochettino più alta rispetto se lavorare in Italia. Quindi che dite? Conviene andare a lavorare all'estero anche soltanto per un giorno o 8, 10? Un mese e guadagnare euro, fatevi i conti, va. Quindi il mio consiglio è, per chi non l'avesse ancora fatto, andate a lavorare all'estero, provateci. E se dovesse mai capitare che qualcuno del patronato vi dovesse dire no, assolutamente questa cosa non è vera, fategli vedere questo video. Oppure semplicemente cambiate, andate in un altro patronato. Fate prima. Questo è stato un breve video. Vi salutiamo. Sta dormendo. Ciao. Ciao, amore. Sheila sta dormendo e Ryan si è appena svegliato. Vi saluto a tutti e rimanete sul canale. Forse ci saranno delle novità. Forse. Ciao ragazzi.